Ha preso il via l'intervento di restauro della cassa armonica della villa comunale, che sarà restituita alla città nel suo originario splendore. Il progetto, finanziato dal comune per un importo di 450 mila euro, è della società RTU Restauri di Montella, che si è aggiudicata la gara per la riqualificazione completa della struttura. I lavori di ripristino interessano non soltanto la corona smontata durante la prima edizione della Coppa America, ma anche il basamento e le parti marmore stiamo occupando soltanto delle parti asportate in lotembre e quindi le abbiamo già portate in uno stato avanzato di restauro ovvero abbiamo fatto l'asportazione di tutti i prodotti sovrammessi nel tempo, propri e impropri, dipinture, stuccature eccetera eccetera, asportate queste abbiamo fatto la conversione della ruggine, cioè ovvero delle ossidazioni e poi abbiamo messo due strati, uno di aggrappa e uno di finitura epossidiche che possano resistere nel tempo, che ci hanno dato una garanzia di almeno 10-12 anni. Una parte consistente delle opere, come il restauro di tutte le parti in ferro e degli elementi decorativi in ghisa, viene effettuata presso la sede della RTU in provincia di Avellino. In villa comunale poi si provvederà alla sostituzione dei vetri, alla deumidificazione della cassa di risonanza e al restauro di marmi, bronzi e del tavolato di legno. Stiamo usando tutte le tecniche a livello progettuale e anche esecutivo eh, tali da rendere leggibile, diciamo, almeno in alcune parti, quella che è proprio la storia della struttura, cioè quindi mettere in evidenza mh, quella che era la forma eh, originale, mh, il colore originale e chiaramente conservare, proteggere anche tutto il resto della struttura con un intervento con dei colori concordati con la sovrintendenza. Nella cassa armonica progettata da Enrico Albino nel 1862 e realizzata 15 anni dopo, si esibiva in passato la banda della città di Napoli. Dopo un restauro superficiale avvenuto negli anni 80, la struttura necessitava di interventi importanti che oggi si stanno realizzando e si concluderanno entro marzo 2016. In realtà ha recuperato quello che era l'originario colore eh, di, con cui la cassa armonica era stata pensata dall'alvino quindi abbiamo recuperato questa tinta l'abbiamo in qualche maniera attualizzata proprio per far sì che poi appunto fosse un colore poi riproducibile in occasione di successivi interventi manutentivi e chiaramente rispetto al colore base che vedete già mh, steso insomma su tutta la cosa la, la, in particolare la cassa avrà poi questo effetto di patinatura chiaramente per non dare l'idea appunto di di un intervento nuovo, di una cosa appena, appena uscita dalla fabbrica. Il cantiere in Villa Comunale sarà aperto ogni 15 giorni a cittadini e studiosi che potranno prenotare una visita all'impianto e seguire da vicino le varie fasi del restauro. Le sensazioni che hanno accompagnato il lavoro in, in sito, in loco, è proprio della volontà e della voglia di restituire questo oggetto alla città di Napoli.